Busetta, siamo alla terza giornata di Serie C. La telecronaca di oggi sarà quella che avete di fronte: Tempicico Muro contro Benfica. Tempicico Muro che ha un numero negativo, quella della peggior difesa del campionato, 28 gol subiti oggi, da cancellare questo numero. Di fronte hanno un avversario, il Benfica, che la settimana scorsa hanno strappato un punto prezioso ai Faccio After e adesso sono a caccia di continuità, a caccia della prima vittoria. Arbitra Alessandro Scianna, tutto pronto, tra poco si comincia. In favore del Benfica, Islam che combina con l'Albanese, ancora l'Albanese, possessione filato, cerca la scambio con Islam, attenzione l'Albanese che si inserisce e poi sulla linea di porta l'ha salvata l'altro Albanese. Veste laterale, in favore del Benfica, Giorgio Albanese, cercare Islam, attenzione l'Albanese che si inserisce, esce Danna e poi ancora sulla linea la salvano qui i difensori dei Tempicico Muro. Un'altra occasione qui per l'1-0, però adesso proprio lo scene qui in contropiede, i Tempicico Muro. Battaglia che se la trascina fuori. Qui attenzione, la palla verso il Tempicico Muro, avanza Giorgio Albanese, zona tiro, l'Albanese lo vuole provare, invece la scarica per Islam. Ancora un'altra occasione per l'1-0. Sta diventando maledetta quella porta. Albanese, eccolo qua Castronovo, la palla Albanese, ma deve intervenire qui Islam. Possono ricominciare il Benfica con è entrato Rotondo. Anche qui palla per Foresta, che proprio insiste, ancora Foresta. Tenta un sombrero, poi la palla in mezzo per Islam, la palla è lì, Islam, bravo qui Danna che forse l'ha toccata, poi Albanese deve evitare il corner, perde il pallone Albanese, ancora Islam e trova il palo, incredibile, non sanno più segnare qui i Benfica. Corner in favore dei Benfica, Islam è dietro per Cucurullo, è la palla che entra, forse l'ha toccata a Spedale, ma il gol è tutto del capitano Cucurullo, 1-0. Poi c'è questa rimessa laterale guadagnata dai Benfica, Foresta, palla dentro dove c'è il colpo di testa di Rotondo, una gran parata di Danna che evita il 2-0. Davvero scatenato Giorgio Albanese a caccia del suo primo gol in partita. Qui attenzione a Islam che riesce a sfondare la difesa avversaria. Rotondo, prova dalla distanza, Danna con i pugni, attenzione, poi qui. Poi attenzione ancora il Benfica che ci riprovano, con l'Albanese che entra in area, arriva Danna, ancora lui! Davvero incredibile, Danna le sta prendendo tutte, adesso c'è il contropiede del Tempicico Muro, Rotondo interviene, la palla è lì, Messina con i pugni, riesce a allontanare il pericolo. Poi attenzione ancora l'Albanese che si presenta alla parte di Danna e stavolta la palla entra in rete, non può nulla qui il portiere di Tempicico Muro e finalmente l'Albanese trova il suo primo sigillo in questa gara, 2-0. E finisce il primo tempo, avanti Benfica 2-0. Decidono fin qui le marcature di Cucurullo e di Giorgio Albanese, ma Tempicico Muro prova a uscire in contropiede, ma hanno un bel portierino, Danna, che ha davvero parato l'impossibile. Grazie a lui, se i Benfica non sono riusciti a fare la goleata. Squadra di riposo, ci riposiamo anche noi. Qualche problema del controllo, attenzione, rischia l'Albanese. Infatti Foresta gli toglie il pallone. La palla qui verso Di Ganci, cerca la combinazione con Islam. Islam la mette dentro, a vuoto Foresta. Poteva essere gol del 3-0 qui. Correre battuta, attenzione Islam completamente smarcato, Islam con una deviazione trova il gol del 3-0. Islam, Spedale, attenzione qui Cucurullo capisce tutto, la palla che viene raccontata da Benfica con Islam che apre per il capitano Cucurullo. Danna evita il quarto gol, però la palla che rimane lì. Sono in area di rigore Benfica, attenzione a Foresta, che Danna miracoloso qui, Danna cosa ha preso il portierino di Tempicico Muro. Spedale, palla lunga qui verso Castronovo che cerca di difendere questa palla, ma la perde il Tempicico Muro, proprio conquista l'Albanese, Rotondo un po' in difficoltà, si inventa questo attacco geniale per Foresta, attenzione ancora Islam, entra in area Islam, la palla è lì, Islam, 4-0 Benfica quando siamo a quasi ottavo minuto del secondo tempo. Albanese, non è così per il signor Scianna, per uscire qui Tempicico Muro, palla in avanti, una palla persa, attenzione allora a Cucurullo, palla allora per Rotondo, entra in area Rotondo, eccolo qua anche lui nel taccuino dei marcatori, Rotondo, 5-0.
Pronto! Sbaglia questa sfottata, se ne rischia. Allora Islam se ne approfitta. Dan riesce a cavarsela qui. Palla per Giorgio Albanese, che ha spazio. Albanese prende la mira, finta il tiro, poi attenzione, palla per Islam. Sull'assist di Albanese, Islam fa la tripletta. Bonus importanti ora. Qui però viene l'azione interrotta da Di Ganci. Ancora Di Ganci. Palla verso Islam, Islam entra in area, Islam! Poker personale per Islam per il 7-0 dei Benfica. Foresta qui a vuoto Domun, poi lontana Castronovo. Rotondo, guarda questo giocatore di Rotondo che prova da lì, stavolta non perfetto Danna, e arriva il gol del 8-0 Rotondo. C'è Di Ganci adesso qui per uscire il Benfica con Giorgio Albanese, che è appunto l'uomo. Albanese contro Albanese, vediamo un po'. Qui Albanese, Giorgio che se la cava. C'è Castronovo anche a dare una mano in fase difensiva. Poi Albanese ancora che resiste, limite dell'aria, allontana poi Spedale. Ancora poi la palla viene accortata di Ganci che la perde, attenzione. Fa buona guardia qui, poi Messina a spazzare via. Diventa un assist per Foresta, attenzione. Danna la tiene lì e manda in corner. Foresta che si mette le mani sui capelli. Ma che bel lancio di Messina però. Filippo Albanese che prova l'azione personale. C'è rimessa laterale in favore del Benfica. Già battuto. Albanese lo ferma qui Castronovo, attenzione, avanza il TPC con muro, Castronovo, Messina, è la sua prima parata del match, attenzione a Filippo Albanese, che la palla che rimane lì, e poi l'allontana Messina, attenzione ancora il TPC con muro che ci riprovano, con Spedale, poi Battaglia, disturbato da Foresta, attenzione ancora il TPC con muro che ci riprovano, poi attenzione perché siamo dall'altra parte con Danna, che deve intervenire qui. E attenzione, arriva adesso il triplice fischio finale, è una passeggiata questa per i Benfica, che fanno 2,5 punti, punti importanti per la classifica, che più gioca muro, belli solo per un tempo, nel secondo tempo forse è calata un po' di stanchezza, ma nota positiva a mio avviso è quella di Danna, il portierino dei Tempi Cicamura, che ha fatto un'egregia partita. Io ringrazio tutti, ringrazio il signor Scianna per la sua direzione di gara e vi do appuntamento lunedì prossimo, sempre qui a Progetto The School, sempre qui a vivere emozioni uniche, ciao! Oh!
Davide, Davide! No, lui non finite più. Lui decide l'arbitro, no? L'arbitro decide. Dietro Valenti, dietro!